siamo in auto, ci stiamo dirigendo verso 90 Padovana, che sono io e mio amico Stefano. Ciao a tutti ragazzi. Infatti senza di lui magari questa gara sarebbe stata un po' più difficile da affrontare. Quindi in questo momento ci stiamo dirigendo verso Padova, bravo, abbassi il volume, e ci sarà questa gara, si chiama Run 90. Per me è un'occasione per sfidare il mio corpo, sfidare la mia prestazione fisica, perché normalmente io sono abituato a correre tra i 4 e i 5 km, qua si corre per 8 km. Stefano invece è abituato a viaggiare alla grande. Sono pensato in realtà, perché comunque corro un decimo di quello che corre lui. Vabbè, comunque lui quando fa il suo passo felpato si vede che è come se fosse un giaguaro cittadino. Però esatto. Adesso vedremo, intanto che ci avvicineremo in questa piazza, vedremo se riusciremo a filmare, vedremo se riusciremo a farvi vedere qualcosa di più. Ci vediamo. Ci vediamo tra poco ragazzi, state sempre con noi sintonizzati. Adesso viene il momento, diciamo, importante, perché ci hanno appena consegnato la pettorina. Io sono il 398 e Stefano è il numero, tu che numero sei? 132. Quindi in questo momento gli spogliatoi non ci sono, ci cambieremo in macchina. È una gara abbastanza importante, perché dopo vedrete che ci sono dei personaggi abbastanza preparati, e quindi ne vedremo delle belle. Come possiamo vedere, live with passion, anche se magari non arriveremo tra i primi. Anche se magari arriveremo, ma con ogni probabilità arriveremo tra gli ultimi. Ma è importante arrivare, no? Importante arrivare, cavolo. Sono praticamente il parterre de roi della vittoria. Mi è piaciuta questa parola, esatto. Parterre de roi. Parterre de roi. Come dicevamo prima, in macchina siamo a 90 Padovana e siamo qua grazie a un editore, si chiama Good Mood. Attraverso l'editore abbiamo pubblicato Allenamento mentale per gli sportivi e sono qua con Stefano Crognale, ovviamente io che sono l'autore, e parteciperemo a questa gara di 7,5 km. È una gara che praticamente sarà intorno al paese e ne vedremo, come dicevo prima, delle belle, perché noi ovviamente non siamo dei professionisti, ma siamo amatori, quindi attraverso la passione che ci spinge nel correre, nel metterci in mostra i nostri limiti fisici e mentali, e proveremo queste cose, ok? Vediamo che c'è gente già che si riscalda. No, qui è contro mare, contro il sole. Sì, sì. Poi c'è gente che si riscalda. I primi 10, naturalmente maschili e femminili, delle categorie che vedete riportate sul flyer, che è il loro pettorale con i 5 Eccoci. Bene, siamo arrivati alla fine, diciamo 7,5 km senza mai fermarsi. Io ovviamente di solito sono abituato a fermarmi ai 5 km, però siamo arrivati, io sono arrivato fino ai 7,5 km senza mai fermarmi, ho un battito costante di 165-170. Anche velocemente. Dovrò vedere personaggi competitivi come possono essere queste persone di colore o gli altri che fanno sfide importanti, è già una soddisfazione essere qua, tu cosa dici? No, devo essere sincero, è stata una bella esperienza, tante persone motivanti, noi ci siamo superati, Carlo. Sì, cioè, sì, non c'erano andati questo obiettivo, in più. Assolutamente, bella esperienza, sicuramente la ripeteremo, sì. Consiglio a tutti voi di fare almeno un'esperienza di questo tipo, perché fa bene e ti permette anche di darti degli obiettivi che magari tu pensavi di non ottenere mai. Questo è un consiglio spassionato. Adesso grande festa, frutta a go-go, frutta a go-go. Adesso andiamo là. Champagne. Siamo arrivati. Siamo arrivati e questa è la cosa più importante. Ciao. Ciao a tutti, ciao. Ragazzi. Grazie.
Grazie.